Intanto c'è un'offesa ai rappresentanti istituzionali, perché è un'offesa anche a chi noi rappresentiamo, perché a differenza del presidente Vasile, che è stato nominato da Emiliano, noi siamo stati eletti dal popolo. Una risposta inaccettabile che offende le istituzioni e un intero territorio. Così i parlamentari di Forza Italia Mauro Dattis e Andrea Caroppo, nel corso di una conferenza stampa online, hanno etichettato la reazione di Aeroporti di Puglia all'interrogazione presentata per chiedere delucidazioni sull'improvvisa soppressione del volo mattutino che collega l'aeroporto del Salento a Roma. Il presidente della società che gestisce gli scali pugliesi, in una nota pomeridiana, aveva parlato di inopportuno pretesto per dar vita ad una polemica politica che ha come unico scopo la visibilità di chi se ne rende protagonista. Un attacco duro, parole che hanno scatenato l'ira di Dattis e Caroppo che respingono le accuse. La cosa grave, però, a parte le offese nei nostri confronti gratuite di Vasile, la cosa grave è che però scopriamo che questo volo viene fermato l'1 dicembre e improvvisamente riappare il 30 dicembre. Nel frattempo, sempre nel pomeriggio, Aeroporti di Puglia ha specificato che ITA dal prossimo 30 dicembre riattiverà il collegamento con la capitale con partenza prevista da Brindisi alle 6:15. Una strana coincidenza, sbottano Dattis e Caroppo, che confermano comunque l'intenzione di interpellare il ministro. Non esiste un motivo plausibile per cui venga tolto solo ed esclusivamente a Brindisi e quindi le rimostranze legittime da parte di due parlamentari eletti dal territorio credo che siano inattaccabili, cioè nessuno si possa permettere di dire a chi che sia che cerchiamo visibilità.